Salve amici, bentornati nel canale Ricette Fai da Te. A quanti di noi è capitato trovare aglio germogliato mentre prepariamo le nostre pietanze in cucina? Che cosa facciamo? Lo spezzettiamo oppure lo gettiamo via? No, assolutamente, questo non si fa. Andiamo a preparare il nostro orto in vaso, ricco di salute. Metto in un vaso abbastanza terra, fino a 5 cm sotto dal bordo. E riempio tanti vasi quanto mi servono. Li posiziono poi su un tavolo per alleggerirmi il lavoro. Divido gli spicchi di aglio germogliati. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, amici, attivare la campanellina, condividere il video tra amici e parenti. Fate conoscere queste tecniche a tutti. L'aglio è un vero antibiotico naturale, utile per la nostra salute, il nostro benessere. Divisi gli spicchi di aglio, andiamo a seminarli. In un vaso facciamo un buco al centro, anche con le mani, non ci sono problemi, circa 5 cm di profondità. Posizioniamo il nostro spicchio di aglio, con la testa sotto e con il germoglio sopra. Ricopriamo di terra, facendo attenzione che il germoglio fuoriesca dalla terra, esattamente come vedete in video. Praticamente i nostri rifiuti sono il futuro frutto, ovvero da uno spicchio di aglio avremo un'intera testa, e cioè diversi spicchi. Una volta finito di piantare, andiamo ad innaffiare il nostro germoglio, facendo attenzione di farlo lateralmente e non su esso. Io posiziono i vasi un po' ovunque, possibilmente ad esposizione del sole, e per la prima settimana, un giorno sì e un giorno no, vado ad innaffiare così come ho fatto prima, e cioè lateralmente. Ogni qualvolta in cucina mi capitano altri spicchi, li vado a seminare. Semplice, vero? Vi ringrazio amici per aver guardato il video. Ciao!